Skylab e Drokers, come va? Nel video di oggi andremo a vedere la nuova farm di Creeper aggiornata alla 1.21. Questo è quello che vi servirà per costruirla. E come vedete, le uniche cose presenti in grande quantità sono i blocchi solidi, come per esempio i ciottoli e le botole. Tuttavia, le quantità sono riferite al modello che faremo nel video, ovvero una farm su 3 piani. Quindi, se deciderete di farla più piccola, vi serviranno molte meno risorse. In ogni caso, vi lascio in descrizione tutti i link utili, soprattutto delle farm di ciottoli e di legna. Il design che andremo a fare è studiato intorno alle nuove dinamiche di spawn della 1.21. Ma, e so che questo farà felice molti di voi, se nel vostro mondo avete già la nostra vecchia farm, guardate il video fino alla fine perché vedrete come aggiornarla senza sprecare tutto il lavoro già fatto. Prima di iniziare a costruire, bisognerà assicurarsi di essere nel bioma giusto, come questo pianeggiante che vedete. La farm può essere costruita sia sopra la terraferma che sopra l'acqua, ma in entrambi i casi è fondamentale trovarsi lontani dai biomi freddi, altrimenti l'acqua al suo interno si ghiaccerà, rompendone di fatto il funzionamento. Inizio a costruire piazzando un blocco solido, e se non avete ancora le elitre, svuotate 4 secchi d'acqua tutti intorno ad esso. In seguito la useremo per scendere velocemente, ma soprattutto per salvarci in caso di cadute accidentali. Fatto ciò, continuiamo a salire, piazzando ulteriori 129 blocchi solidi. In tutto, questa colonna dovrà essere alta almeno 130 blocchi. Se invece opterete per farla in mare, potete salire molto meno, circa 70 blocchi, così da evitare totalmente il rischio che gli annegati vadano a rallentare lo spawn dei creeper. Bene, il nostro pillar è pronto, ed una volta su, bisognerà creare una piattaforma 4x8. 4 blocchi dal lato del pillar, 7 dall'altro, come state vedendo. Giriamo e ne piazziamo 3. Giriamo ancora e chiudiamo il perimetro con ulteriori 6 blocchi. Una volta finito, riempiamo la piattaforma con quelli mancanti. Ok, ci spostiamo nel lato della colonna e lasciamo liberi 3 blocchi. Sul quarto iniziamo a piazzare la nostra cassa doppia, alla quale, abbassandoci, colleghiamo un sistema di 4 tramogge. Mi raccomando, piazzatele come facciamo noi per evitare che la polvere da sparo rimanga incastrata. Ci saliamo sopra e mettiamo dei blocchi solidi tutto intorno al sistema di raccolta, lasciando un solo blocco libero di lato alla cassa. Fatto ciò, siamo pronti per creare il Trident Killer. Stando accovacciati, mettiamo un pistone sopra la cassa. Lasciamo 2 blocchi liberi e mettiamo il secondo pistone. Altri 2 blocchi liberi e terzo pistone. 2 liberi, quarto ed ultimo pistone. Mettiamo pure i 4 osservatori, tutti e 4 dietro i pistoni. Ecco la freccia sopra che indica dalla nostra parte, come state vedendo. In questa fase vi ritroverete sul bordo della farm. È vero che sotto abbiamo l'acqua per sicurezza, ma vi consiglio comunque di lavorare accovacciati. Riempiamo per ultimi gli angoli con 4 ciottoli. E mi raccomando, fatelo, perché non sono solo estetici, ma servono come connettori degli input di pietra rossa. Per concludere, scendiamo e piazziamo una leva sul pistone. Se azionandola 2 volte il meccanismo inizierà a lavorare, vorrà dire che abbiamo fatto tutto correttamente. Ok, per il momento fermiamo il Trident Killer e torniamo sopra per mettere 4 blocchi di vetro nella parte frontale. Tutto intorno, invece, andiamo a piazzare un muretto di ciottoli alto 2 blocchi, in questo modo. È giunto il momento di lanciare dentro il tridente, e vi ricordo che potrà avere qualsiasi durabilità. Va bene anche quello un po' distrutto droppato dall'annegato di turno. Tanto, una volta dentro la farm, non si danneggerà più e non sparirà. Opzionalmente, ma vi consiglio assolutamente di farlo, andiamo a svuotare 4 secchi di neve fresca sopra il Trident Killer. In questo modo, anche i creeper che cadranno dai piani più alti non subiranno alcun danno da caduta, migliorando in modo abbastanza netto l'efficienza della farm. In questa zona abbiamo finito. Adesso non ci rimane che salire costruendo delle colonne alte 24 blocchi su tutti e 4 i lati. Lasciamo giusto gli angoli vuoti, ricordandoci però di piazzare 2 torce in quelli dietro, così che non possano spawnarci sopra dei mob. Come vedete, noi saliamo di piano in piano per 24 volte.
Ma se voi giocate in creativa e non subite quindi danno da caduta, potete tranquillamente salire di 24 blocchi tutti in una volta, colonna per colonna. Fate come preferite, insomma. L'importante è però non sbagliare l'altezza di questo tunnel, altrimenti potreste avere problemi a causa della spawn distance. Bene, siamo saliti di 24 blocchi. Una volta su, dobbiamo intanto riempire i 4 angoli. E subito dopo, creare delle piattaforme lunghe 7 blocchi e larghe 2, su tutti e 4 i lati della nostra farm, proprio come state vedendo. Mi raccomando, adesso non sbagliate le dimensioni, perché altrimenti vi ritroverete con un sistema di trasporto dei creeper non proprio efficiente che andrà a peggiorare la qualità della farm. Non ci rimane che ripetere lo stesso procedimento per altre 3 volte sui rimanenti lati. Davvero molto semplice e intuitivo. Non appena saranno concluse, andiamo a piazzare 4 blocchi solidi sui 4 angoli del tunnel centrale. Saliamo sopra uno di essi e da lì iniziamo a costruire un bordo esterno intorno a tutte e 4 le passerelle. Fate attenzione a piazzare questi blocchi sempre all'esterno e non andate mai sopra quelli già piazzati. È un dettaglio importante. Come detto prima, questi sono passaggi davvero fondamentali affinché la farm possa funzionare al meglio. La costruzione però, come state vedendo, rimane molto semplice, soprattutto rispetto alle altre farm di creeper che sono solitamente davvero al limite dell'impossibile. Bisognerà fare così lungo tutto il bordo. E fatto ciò, saliamo semplicemente di un altro blocco, arrivando ad avere un bordo alto 2. Ci siamo quasi, non ci rimane che andare a creare il pavimento della nostra farm, riempiendo tutti e 4 i lati con dei blocchi solidi. Non dovranno necessariamente essere ciottoli, banalmente va bene anche la terra, l'importante è che siano blocchi solidi sopra i quali possono spawnare i creeper. Soprattutto durante questa fase della costruzione, visto che sarete abbastanza distanti dal centro, vi direi di procedere accovacciati e prendere meno rischi possibile. L'acqua sotto ci aiuta, ma il rischio di schiantarsi al suolo rimane, e da questo punto non sarebbe proprio simpatico. Come vedete, sto creando questa piattaforma piazzando una riga per volta, ma se preferite potete creare prima il perimetro esterno. In questo caso piazzate 8 blocchi, iniziando da uno degli angoli. Poi girate e ne piazzate 7. Dopodiché finite riempiendo l'interno. Entrambi i metodi vanno chiaramente bene, l'importante è il risultato finale. Pavimenti creati, ed ora possiamo dedicarci al sistema di trasporto dei creeper. Creiamo intanto una fonte di acqua infinita, che ci servirà per riempire poi i nostri 4 canali. Al solito, creiamo la nostra vasca quadrata con dei blocchi, svuotiamo 2 secchi su entrambi gli angoli, ed è già pronta, possiamo riempire tutti i secchi che vogliamo. Ora possiamo andare a svuotarli dentro la farm, nei 2 blocchi più esterni di ogni piattaforma, in modo tale da creare dei fiumiciattoli che andranno a spingere in automatico i creeper dentro al tunnel che conduce al Trident Killer. Il flusso d'acqua dovrà arrivare perfettamente sul bordo del buco. E se avete fatto tutto correttamente, tutti e 4 i lati saranno perfettamente identici fra loro. Se qualcosa non torna, mi raccomando, agite adesso che siete ancora in tempo. Nel nostro caso va tutta alla perfezione, quindi possiamo andare a riempire gli ultimi 2 secchi e la fonte di acqua infinita non ci serve più. Possiamo romperla. Passiamo ora al prossimo step, ovvero piazzare le botole lungo tutti i bordi dei fiumiciattoli. Sono 8 per lato e serviranno per far cadere molto più semplicemente creeper di sotto. Una volta piazzate andranno anche abbassate, e mi raccomando non trascurate questo passaggio delle botole, perché senza i creeper ci metteranno davvero molto più tempo a cadere. Perfetto, per adesso su questo piano abbiamo finito. Non ci rimane che puntare un angolo qualsiasi della farm ed iniziare a creare un muro alto 3 blocchi lungo tutto il perimetro. Il muro esterno è concluso. Passiamo alla costruzione del secondo piano, ricreando i 4 quadrati che abbiamo in basso. Iniziamo dal centro e prendendo come riferimento il lato più esterno del piano di sotto, non dovreste avere alcun problema con le misure. Vi consiglio caldamente di creare prima i lati esterni per poi riempire l'interno,
così da non dover ricontrollare in basso volta per volta. Si tratta di quadrati 8x8, davvero molto semplici da replicare. Per quanto riguarda i fiumiciattoli, questi non bisognerà rifarli. Quelli in basso rimarranno gli unici, indipendentemente da quanti piani farete nella vostra farm. Noi abbiamo optato per tre piani, essendo su 1.21 un ottimo punto di incontro fra l'impegno che serve per costruire la farm e la quantità di polvere da sparo prodotta. A meno che non abbiate esigenze particolari, vi assicuro che nel giro di poche ore ne avrete abbastanza per fare tutti i razzetti che vi servono. In ogni caso, come state vedendo, espandervi in altezza è davvero un gioco da ragazzi e richiede solo un po' di pazienza. Quindi scegliete voi quanto salire. Noi intanto abbiamo finito anche con le piattaforme di spawn del secondo piano, ed ora anche qui bisogna andare a piazzare le botole, proprio come fatto prima. Dopo averle piazzate tutte, come sappiamo, bisognerà chiuderle per far cadere i creeper di sotto. Perfetto, il secondo piano per adesso è concluso. Passiamo al terzo, facendo le stesse identiche cose di prima. Piazziamo il muro alto 3 blocchi. Una volta finito, passiamo alle piattaforme di spawn e fatte queste, tocca alle botole. Insomma, lo sapete già, è inutile rimostrarvi per intero tutto il processo. Anche il terzo piano è concluso, possiamo già creare il tetto. Saliamo per l'ultima volta di 3 blocchi lungo tutto il perimetro esterno. Ma questa volta, invece di andare a creare ulteriori piattaforme, piazziamo blocchi lungo tutto il tetto. Mi raccomando, dovrete tappare ogni buco, perché se dovesse filtrare luce dentro la farm, ne romperebbe quasi del tutto il funzionamento. Anche il tetto è concluso, e noi ci siamo affidati alle nostre amate Shulker Box per portare con noi tutti i materiali che servivano. Ma se voi non ne avete ancora, è probabile che dovrete fare su e giù dalla farm. In questo caso, vi consiglio di svuotare un secchio d'acqua sul bordo esterno della farm. Aspettiamo un po', visto che l'acqua scende lentamente, e ci buttiamo di sotto in totale sicurezza. Va bene, anche a dirlo, andate a prendere tutto ciò che vi serve, e poi si sfrutta la solita cascata per tornare su. Molto molto semplice. Quando non vi serve più, riprendete l'acqua con un secchio e tutto torna come prima. Tra l'altro, ne ho approfittato per andare a recuperare delle torce che ci servivano proprio adesso, visto che dovremo andare a piazzarle su tutto il tetto. In questo modo eviteremo che mob spawnino qui, rallentando l'efficienza della farm. Illuminazione completa. Sul tetto abbiamo finito ed ora ci tocca rientrare dentro, dove andremo ad applicare la più grande novità di questa farm per 1.21. Intanto noi stiamo giocando in pacifica, e quindi dentro non ci sono mob nonostante l'oscurità, altrimenti dovrete piazzare delle torce pure dentro. L'importante è che dopo le rimuoviate assolutamente tutte, altrimenti la farm non funzionerà. Noi, per evitare dimenticanze, ci beviamo una pozione di visione notturna, così è molto più luminoso ed anche più sicuro. Ripariamo il muro che abbiamo rimosso per entrare ed iniziamo con la parte un pelino più tecnica. Ci posizioniamo sull'angolo più esterno della piattaforma di spawn e, allontanandoci di un blocco in diagonale, iniziamo a creare in modo alterno delle colonne di 2 blocchi. Con il nuovo update 1.21 i mob spawnano al centro del blocco e queste colonne ci danno la possibilità di creare uno spawn proofing perfetto e funzionante al 100% contro la presenza dei ragni. Mi raccomando, piazzatele come stiamo facendo noi a video, e fatelo su ogni piattaforma di spawn, su tutti e 3 i piani della farm. È vero, ci vorrà un po', ma vi assicuro che il risultato vi ripagherà dell'impegno extra. Come state vedendo, si tratta di una costruzione davvero semplice, che richiede pazienza, sì, ma che una volta finita non dovrete più ottimizzarla in nessun modo. Una volta finito con le colonne, su tutto il tetto rimasto vuoto, andiamo a piazzare delle botole, che mi raccomando dovranno rimanere chiuse. Queste servono invece per bloccare lo spawn di altri mob, come zombie e scheletri. Ve ne serviranno 48 per ogni piattaforma, quindi se ve ne avanzerà qualcuna, state attenti che non abbiate lasciato parti di tetto scoperte. Durante la lavorazione di questo design, mi sono impegnato molto per non lasciare indietro tutti quelli che hanno costruito il vecchio modello della farm di creeper per 1.20. E se avete quella, sappiate che già solo aggiungendo i pilastri 18 all'interno della farm, migliorerete nettamente il suo funzionamento. Certo, rimane qualche differenza strutturale rispetto a questo update, e chi la costruirà da zero avrà dei vantaggi, ma spero apprezzate comunque la nostra attenzione nel provare a darvi supporto nel tempo. E se a vostra volta avete voglia di supportarci, se non l'avete ancora fatto ci dareste una enorme mano iscrivendovi, o ancora meglio, abbonandovi al canale.
Una volta finito, per spostarsi da una piattaforma all'altra, noi tiriamo su due botole laterali e le usiamo come ponticino, per poi richiuderle subito dopo, non dimenticatele. E niente, ripetiamo lo stesso identico procedimento di prima per tutte e quattro le piattaforme del terzo piano. Come consiglio extra, potreste pensare di portare dei gatti dentro la farm. Vi basterà prenderli al guinzaglio e portarli su grazie dell'acqua, stando però attenti a non farli annegare. Li facciamo sedere nell'angolo di ogni piattaforma e loro spaventeranno i creeper che cadranno in acqua più in fretta. Su Bedrock questo passaggio non è che migliori chissà quanto il drop rate, però se volete farlo è un qualcosina in più. Bene, il terzo piano è concluso al 100%, possiamo scendere di sotto. Per farlo apriamo due botole del secondo piano e ci buttiamo su di esse. Le richiudiamo e ripartiamo con lo stesso identico procedimento. Da ora in poi dovrete replicare gli stessi passaggi a prescindere dal numero di piani che avete scelto per la vostra farm. Noi abbiamo appena concluso con la nostra, tutti e tre i piani sono sistemati, non ci sono torce in giro e sia i muri che il tetto sono completi e senza buchi. Qui non abbiamo altro da fare, possiamo scendere giù. Lo facciamo creandoci un varco nel muro, piazziamo un blocco temporaneo e mi raccomando non dimenticate di chiudere anche quest'ultimo buco. Perfetto, rompiamo il blocco sotto i nostri piedi e l'acqua piazzata all'inizio finalmente ci torna utile. Da adesso in poi non ci servirà più, quindi possiamo rimuoverla piazzando dei blocchi solidi tutto intorno al pilastro. Li rompiamo subito dopo e puntando alla parte frontale della farm andiamo a mettere le scalappioli. Ne serviranno 130. Siamo finalmente su. Non ci rimane che rendere sicuro il nostro spot FK. Mettiamo delle torce in alto e tutto intorno a noi andiamo a crearci una piccola casettina. Questa è fondamentale contro i Phantom, quindi se pensate di lasciare il gioco FK per diverso tempo, non trascurate questo passaggio. Noi la creiamo piccola piccola, essenziale giusto per tenerci al sicuro, ma volendo potreste ingrandirla quanto volete, magari costruendoci pure una piccola farm di zucchero per fare la carta ed avere tutti gli ingredienti dei razzetti a disposizione. L'importante è che a prescindere dalla grandezza non vi dimentichiate di illuminare tutta la zona così da evitare spawn indesiderati. Nel nostro caso chiaramente una singola torcia va più che bene. E ci siamo, spostiamo la difficoltà da pacifica a difficile, prendiamo in mano la nostra spada incantata con saccheggio 3 per aumentare il drop rate della farm e basta, adesso bisogna solo aspettare. Nel giro di qualche minuto la farm entrerà a regime, i creeper inizieranno a cadere in trappola e come potete vedere i ragni sono ormai solo un lontano ricordo. Per raccogliere l'esperienza bisognerà avvicinarsi al buco che abbiamo lasciato di fronte alle tramogge. Non se ne fa tantissima, ma è pur sempre un buon extra. E questo è il risultato che potete aspettarvi dopo circa un'oretta FK con la farm a pieno regime. Il video non è velocizzato. E come potete vedere, la polvere da sparo continua ad arrivare ad un ritmo molto buono, confermando come con la 1.21 le farm di mob siano migliorate anche su Bedrock. Non siamo ancora proprio ai livelli della Java, è vero, ma adesso i risultati sono quasi equiparabili. E che dire ragazzi, io spero davvero abbiate apprezzato il nostro impegno. Fateci sentire il vostro supporto lasciando un mi piace, commentando e condividendo il video. Per oggi è tutto, ci salutiamo ragazzi, ad un prossimo video. Ed al solito, stay safe, stay bedrockers.